Al Volkswagen Stadion, gara che non dovrebbe deludere le attese, atmosfera già bellissima. Amici appassionati di grande calcio, un saluto da parte mia e di Lele Adani. È il loro primo impegno in questo campionato europeo, in palio ci sono tre punti importanti per la classifica e per il morale. Si affrontano Polonia e Olanda. La fase a gironi rappresenta il primo scoglio verso traguardi più importanti, perché sono partite capaci di esaltare ma anche di riservare amare sorprese. Cos'è fondamentale? È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. C'è il polacco che ha scelto di puntare su questi giocatori, come vediamo con l'aiuto della grafica. Scelti fra i pali, Salamon a comporre la linea difensiva con Bednarek al centro. E ben tre attaccanti per andare a caccia del gol e tenere impegnata la difesa avversaria. Definita spesso una delle grandi incompiute del calcio mondiale, l'Olanda ha fatto però innamorare milioni di tifosi negli anni 70, un brand, una filosofia, il calcio totale, Cruyff, Neskens, Rensenbrink, Rep. Che spettacolo di generazione, perché è vero che hanno perso le finali del 74 e del 78 con Germania Ovest e Argentina, entrambe erano padroni di casa, poi persero anche quella sudafricana con la Spagna, quella del 74 Pier fu la finale dove tuttora viene ricordata più la perdente che la vincente. Tanta sfortuna per loro. Ecco, con l'aiuto della grafica, le scelte del CT olandese. C'è il fischio dell'arbitro, è la Polonia che manovra il primo pallone del match. Zielinski la ferma, Xavi Simons, c'è grande attesa per la sua prova, potrebbe essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. Una delle sue armi principali sicuramente il tiro dalla distanza, Pierre. Quando ha spazio non esita un istante a provare la conclusione e i suoi tiri risultano spesso letali per il portiere. Occhio dunque a non concedergli troppo campo. Mette verso l'area, spazza via il pallone, manovra l'Olanda, tocco per Depay, contrasto pulito, aspetta il tentativo avversario. Szymański, si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Zielinski supera il proprio marcatore, tornano in possesso di palla grazie a un buon lavoro difensivo. Guadagna metri, prova la botta, ci ha messo il corpo e allontanato. Gakpo, parata facile per Szczęsny, tiro molto centrale. Regala palla alla Polonia, sostengono la manovra qui, tocco per Depay, gran palla questa, prova a far partire il tiro, buona conclusione, ma la fine di traversa con gli avversari che tirano un soffio di sollievo. Irregolare, sarà calcio di punizione per la Polonia.
possesso palla dell'ultimo quarto d'ora evidenzia una netta supremazia da parte dell'Olanda. Riescono a liberarsi spesso per andare alla conclusione, però la mira un po' per la bravura del portiere, un po' per imprecisione loro, fin qui non ha trovato vantaggio. La mia impressione però è che il gol può arrivare da un momento all'altro, non devono arrendersi. Certamente, un possesso palla intelligente, non c'è dubbio, il vantaggio è meritato. Vediamo intanto però la risposta avversaria. Azione che viene interrotta, buon recupero. Depay, possibilità di controvere, attenzione. La gira su Xavi Simons. Ecco Dumfries. Fischia l'arbitro, si chiude qui il primo tempo. Prestazione con più ombre che luci, la sua deve ripartire da quello che di buono si è visto nei primi 45. Deve ritrovare lo spirito dei giorni migliori se vuole dimostrare di poter fare meglio di così. Pallone olandese, il primo di questo tempo. Di Gakpo, taglia dentro il campo, fischio dell'arbitro, sarà calcio di punizione per la Polonia. Occhio perché ci sarà una sostituzione. L'errore del portiere, recupera la palla. Decidono di arretrare il baricentro come se volessero farsi attaccare. Avanza con il pallone. Manovra interrotta senza problemi. Interrompe bene l'azione qui. Intervento irregolare, sarà calcio di punizione per la Polonia. Intercetta il passaggio e interrompe la manovra. Cody Gakpo. Memphis Depay. La rigioca su Depay. Dumfries. Aumenta la pressione, non si accontentano del pari. Pallone vola sopra la traversa, altissimo. Arriva il momento del cambio. Zielinski, ottimo l'intercetto, adesso un nuovo possesso. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Provano a creare gli spazi. A chi? Memphis Depay. Ci fa vedere, riceve male. Intervento da manuale. Insistono, vogliono vincere, ma un bel adesso cambiere per tutto. Provvidenziale De Vrij. C'è campo per andare, attenzione. Attenzione, passa il difensore. Buono l'intervento del portiere che salva il risultato, qui potevano andare sotto. Pier, prendere gol adesso mi sarebbe stato più di un problema. Thank you.
vincerla, e questo calcio d'angolo può essere la loro chance. Per mettere la freccia e passare a condurre, occhio al cross in mezzo. Interviene sulla linea, portiere battuto. È tutto per questa sfida, spalle che lasciano il campo, finisce 0-0. Entrambe le formazioni l'hanno preparata bene sotto l'aspetto difensivo, annullandosi a vicenda. E conseguenze dirette, i due attacchi non hanno brillato, la cosa alla fine ha fatto la differenza. Sono mancati i gol, che poi è l'essenza del calcio.